Ragazze, ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi mi vedete in questo mood, un po' struccata e leggermente spettinata, perché come avete letto dal titolo e come vedrete appunto dall'immagine principale, oggi parleremo di toelettatura cagnolini. Sapete bene, insomma, chi è iscritto al mio canale che io ho due cagnoline, ho due maltesi, mamma e figlia, che ultimamente sto toelettando a casa. Dico ultimamente perché prima della pandemia le ho sempre portate in un centro toelettatura, secondo me io reputo il massimo qui nella Piana di Lucca dove sto io. Mi sono sempre trovata super bene, solo che essendo in un altro comune durante la pandemia per me era, diciamo, impossibile spostarmi, quindi mi sono dovuta un pochettino adattare. Quindi in questo video vi farò vedere come toeletterò io le mie due cagnoline, vi farò vedere tutti i prodotti che utilizzo, tutte le cose che ho acquistato per poterle toelettare al meglio, vi farò vedere insomma tutto il lavaggio, l'asciugatura, la tosatura, perché appunto una delle due viene anche tosata. Quindi vi farò vedere come faccio io questa toelettatura. Devo dire che tutti gli anni che appunto ho seguito il mio toelettatore, perché io quando toelettavo le mie due cagnoline sono sempre rimasta all'interno del negozio, non l'ho mai lasciata e sono andata, sono sempre rimasta lì, quindi diciamo che ho preso un po' di tecniche e quindi le sto, diciamo, sviluppando con questa toelettatura fai da te. Quindi io direi di lasciarvi al video, vi faccio vedere intanto tutte le cose che io utilizzo per toelettarle, tutti i prodotti, ovviamente prodotti dedicati per il lavaggio dei cani, quindi non il classico shampoo o il classico balsamo che utilizziamo noi per i capelli. Quindi se lavate i vostri cagnolini, mi raccomando, utilizzate dei prodotti appositi, non utilizzate mai i vostri shampoo o i vostri balsami, perché sono, diciamo, molto irritanti per la cute e per la pelle dei cagnolini, che è molto più sensibile. Zanzara brutta, ammazziamola. Ok, quindi direi di partire. Ovviamente, se non siete iscritti al mio canale e volete continuare a seguirvi, vi ricordo che è molto semplice farlo. Basta cliccare il pulsantino che troverete sotto questo video, iscriviti. È molto importante, non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche, perché quella campanellina vi servirà per ricevere nuovi aggiornamenti per quanto riguarda i miei nuovi video qua caricati su YouTube. Ovviamente vi metterò anche alcune stories e alcune foto su Instagram, quindi se volete seguirmi anche su Instagram, mi trovate a Eleonora Occhibelli 81. Comunque trovate tutti i riferimenti, tutti i link per potermi seguire sulle mie varie pagine social giù nell'info box. Ovviamente di tutti questi prodotti che vi farò vedere oggi in questo video, vi lascerò i link giù nell'info box. Prodotti che io acquisto e ho acquistato su Amazon, quindi li trovate, diciamo, a un prezzo leggermente inferiore rispetto che ad acquistarli dal sito ufficiale, anche se, diciamo, i prodotti cosmetici come gli shampoo, le maschere, tutte quelle cose lì, li pagate, diciamo, a prezzo pieno sia sul sito ufficiale che su Amazon, anche perché da Amazon praticamente vende il negozio ufficiale, in poche parole. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo questo video. Allora, intanto le cagnoline sono qui, si sono già messe nel loro angolino perché appunto non vogliono essere lavate. Come sentono dire lavare o spazzolare, loro scappano. Vedete, manco mi guardano. Allora, lei è la piccola Daisy. Ciao Daisy, si va a fare le lavature? Si va a lavare la bimba? Scappi? Come mai scappi? Andiamo a lavarci che sei un po' sporchetta. Facciamo il prima e il dopo. Allora, questo è il primo. Ovviamente loro non sono sporchissime perché io le lavo circa una volta al mese, ma poi le spazzolo tutte. Dove vai? Vai via? Mi lasci sola? Va bene. Le lavo, diciamo, una volta al mese e le spazzolo praticamente tutti i giorni. Lei è la mamma, vedete, quella è Amy. Anche lei non è sporchina, ha un pochettino di baffettini gialli, però vedi, lei si nasconde qui perché quando sa che deve essere lavata si nasconde in questo cantuccio del divano. Andiamo a fare pettinature? Andiamo a fare lavature, Amy? No? Non ti garba fare lavature? Andiamo, amore? Si va a lavare? Ti lavo prima te, che ci ho anche da tosarti. Andiamo a lavare la bimba? Chi è che viene a lavare con la mami? La bimba? Andiamo a lavarci, si va a fare la doccia. Muove la testina. Ok, loro sono le due mie bambine, quindi lei è Amy, che è la mamma, e la piccolina, eccola qui, la Daisy.
La Daisy ha il pelo molto lungo, quindi lei ha bisogno, diciamo, di una toilettatura diversa rispetto alla mamma. Comunque io direi di partire. Vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo. Allora, qui siamo nel bagno, ovviamente siamo un po' nello strettino perché appunto il bagno non è tanto grande e ho adattato un po' queste cose. Qui ho messo la ring light così avete un pochettino più luce e vedete meglio. Allora, ho preso da poco questo tavolo qui da toilettatura. Questo qui lo trovate su Amazon. Ora qui manca un pezzo perché praticamente c'è anche l'asta con il guinzaglio nel caso il cane non stesse fermo durante l'asciugatura, però io siccome le mie due cagnoline stanno buone non metto questa asta con questo guinzaglio a strozzo, preferisco lasciarle così tanto non scappano. Allora, questo praticamente è il tavolo tutto in materiale metallico, cioè richiudibile, quindi questo si chiude se io lo ripongo dietro una porta. Qua sotto praticamente ha la griglia per poter mettere i vari asciugamani, insomma i vari oggetti che ci servono per appunto toilettare i cani, quindi per avere tutto a portata di mano. E la base praticamente è in similpelle, un pochettino imbottita antiscivolo, quindi è molto carino questo tavolo. Questo tavolo lo trovate su Amazon, mi sembra che all'incirca l'ho pagato sulle 70-80 euro se non mi sbaglio. Poi allora vi faccio vedere i prodotti che io utilizzo. Allora, principalmente, cioè diciamo di solito io utilizzo questi prodotti qui della Solaro H, questi qua. Allora, questo praticamente è il balsamo, cioè la maschera. Vi farò vedere come si utilizzano le maschere e come si utilizzano gli shampoo, perché appunto hanno un modo ben preciso per essere utilizzati, per far venire il pelo molto morbido ai cani. Quindi utilizzando questo metodo siete sicure che il pelo viene veramente morbido e in più non andate ad irritare o ad appesantire sia la pelle che il pelo. Poi qui abbiamo lo sciogli nodi Super Flash che io lo utilizzo sia durante le varie pettinature quotidiane, quindi per non spezzare il pelo, per non sfibrarlo, per togliere subito i nodi utilizzo questo qui. È uno spray tipo un balsamo che si dà direttamente sul nodo. Poi si procede a toglierlo leggermente con le mani e poi si va a spazzolare. E io questo qui lo utilizzo anche dopo aver lavato, diciamo, loro. Una volta che il pelo è sempre un pochettino bagnato, lo vado a spruzzare su tutto il pelo in modo tale che poi la pettinatura mi va, diciamo, proprio liscia, quindi non vado, il pettine praticamente non fa attrito sul pelo. Poi sposto questo, qui abbiamo lo shampoo, anche questo è uno shampoo ultra soft, delicato. Ovviamente questo shampoo, come potete vedere come la maschera, è indicato per alcuni cagnolini a pelo lungo, quindi in questo caso c'è il maltese, lo Yorkshire, insomma ci sono quattro razze di cagnolini. Poi qui invece abbiamo sempre uno shampoo, diciamo azzurro, vedete, ha questa colorazione azzurro acceso. Questo qui praticamente serve per togliere, diciamo, il giallo dal pelo. Ora, io fortunatamente le mie due maltesine non hanno lacrimazione. Come sapete, tutti i cani dal pelo bianco hanno la problematica della lacrimazione acida, quindi sia la lacrimazione sia la bocca, il pelo tende a diventare un po' giallo. Loro sì, ce l'hanno un pochino giallo perché magari mordicchiano i vari giochini, quindi con la salivazione se lo fanno diventare un po' giallo, però non hanno, diciamo, il problema della lacrimazione degli occhi, quindi già quello è un punto a loro favore. Quindi io vado a mescolare un pochettino di questo prodotto nello shampoo per il pelo, quindi per il manto, e poi praticamente do questo prodotto, diciamo, così da solo sul baffo, quindi ne vado a mettere un pochettino sul baffo e lo lascio agire per qualche secondo in modo tale che il giallo mi viene un pochettino neutralizzato. E questi qui sono tutti i prodotti della Solaro H, che li potete trovare sia su Amazon, che vengono venduti appunto dal sito ufficiale Solaro, oppure attraverso il loro sito.
Poi qui abbiamo tutti gli accessori, quindi abbiamo un pettine a doppia setola, quindi a setola più stretta e a setola più larga. Abbiamo una spazzola in legno a denti lunghi in ferro, senza diciamo i pippolini in plastica, perché appunto quei pippolini tirano il pelo e lo strappano. Le spazzole migliori per pettinare i cani sono queste. Quindi se voi mettete caso, andate all'Arcaplanet e comprate quelle classiche spazzole che hanno la doppia setola di qua e di là, vi dico subito che non vanno bene, perché io le ho provate e hanno proprio strappato i peli alle mie due cagnoline, specialmente alla Daisy, la piccolina, che avendo il pelo più lungo si vede subito quando il pelo è strappato ed è brutto. In questo caso queste spazzole sono veramente la fine del mondo, cioè queste sono fatte apposta per i cani a manto lungo, quindi se avete bisogno di una spazzolina così vi metterò il link anche di questo nell'info box, anche questo lo trovate su Amazon. Poi questo è il classico cardatore, quindi se si trova magari qualche nodino si utilizza questo. Io lo utilizzo non tantissimo perché anche il cardatore tende a strappare un pochettino il pelo, quindi lo uso diciamo poco. Più che altro uso questa spazzola e questo pettine. Qui abbiamo le forbici per sfoltire, che appunto ora ne voglio acquistare un altro paio perché queste non mi sembrano che tagliano proprio il massimo, quindi vorrò acquistare delle forbici un pochettino più professionali. Mentre qui ci sono le forbici da taglio, queste qui sono un pochettino più affilate se mi vengono. Ok, queste sono le forbici da taglio. Ovviamente come forbici mi manca quella a punta arrotonda per appunto fare le zampine, quindi per fare la scarpina del cagnolino. Poi qui abbiamo, diciamo, la macchinetta per tosare Emi, che adesso è in carica e ha finito di caricare. Con questa macchinetta ci toso sia il pelo di Emi, è una tosatura a 1,5 mm, più ci faccio il pelo sotto le zampine, quindi sotto diciamo ai polpastrelli delle due cagnoline. Tolgo quel pelo che ovviamente si va a sporcare quando loro ci camminano. Poi utilizzo questi due contenitori. Questi due contenitori a cosa mi servono? Mi servono per diluire lo shampoo e la maschera con l'acqua. Questo è il metodo che si utilizza per lavare i cani, specialmente quelli anche a pelo corto, ma specialmente quelli a pelo lungo. Perché si utilizza mescolare lo shampoo già con l'acqua? Perché in questo modo il pelo non diventa appesantito, quindi non si unge, lo vedete, non è spento, ma diventa molto più luminoso, molto più fluente, diciamo, sembra quasi una nuvola. Quindi se lavate il vostro cane, voi cosa dovete fare? In questo caso questa è la maschera. Io di questa maschera ne metto 2 cucchiai da cucina e più vado a mettere 500 ml di acqua. Poi cosa faccio? Prendo un mix, questo qui l'ho acquistato apposta per loro, quindi l'ho pagato poco proprio per fare questo lavoro, e vado a shakerare il tutto fino a che non diventa proprio una mousse omogenea, quindi non vedo i granuli sempre della maschera. E uguale faccio con lo shampoo, metto 2 cucchiai di questo shampoo qui soft, più un cucchiaio di questo qui blu, appunto per togliere il giallo del pelo, e metto 500 ml di acqua e poi vado con questo, diciamo, frullino a immersione, vado a mescolare il tutto. Dopodiché vado a tirare sopra il manto del cane e vado a lavare. Ovviamente queste due maschere non sono da risciacquare, quindi tanto poi ve lo farò vedere nel video. Queste due maschere vanno date. Una volta sul pelo vanno leggermente strizzate, quindi va strizzato l'eccesso di acqua. Dopodiché bisogna fare, diciamo, bisogna mettere sopra il telo con l'asciugamano e attendere 5 minuti e procedere all'asciugatura. Queste qui sono fatte apposta così, non vanno sciacquate con acqua. Ok, diciamo che è tutto. Questo, vabbè, è il phon. Ovviamente per fare il bagno alle due cagnoline serve il cotone da mettere all'interno delle orecchie, perché appunto l'acqua non deve assolutamente mai penetrare all'interno delle orecchie del cane, perché può appunto fare delle infiammazioni. Quindi sempre cotone, un pezzettino, basta un batuffolino piccolino di cotone all'interno delle orecchie. Ok, questo è tutto il necessario. Adesso vi faccio vedere la procedura di shampoo e balsamo. Quindi io vado già a preparare i due contenitori
per il lavaggio della prima cagnolina, quindi della mamma Amy. Allora prendiamo un cucchiaio da cucina, quindi un cucchiaio grande, e andiamo a fare intanto la maschera. Allora in questo caso la maschera è quasi terminata, quindi vado a togliere il beccuccino e vado a mettere due cucchiai. Ovviamente quando l'ho finita poi ho la riserva. Quindi questa è così liquida perché io ci ho già aggiunto acqua. Ok, ne metto un'altra metà. Ok, perfetto. Ora vado ad aggiungere 500 ml di acqua, ovviamente calda. Ok, una volta messa l'acqua, vedete che ci sono, non so se si riescono a vedere, comunque ci sono dei granulini, li vado a togliere con il frullino ad immersione e vado a frullare il tutto. Ok, e questo è pronto. Quindi praticamente vi deve venire una cosa così, senza granuli, senza niente. Quindi questo lo andremo a spargere sul manto del cane senza sciacquare. Stessa cosa andiamo a fare per lo shampoo. In questo caso mettiamo due di questo qui shampoo soft e uno questo qui per il manto, cioè per il giallo praticamente, per togliere il giallo. Quindi andiamo a mettere due di shampoo. Uno, due, e poi andiamo a mettere uno di questo qui, colore indaco, vedete? È un bel blu, non so se si riesce a vedere. Tirare il pelo verso l'esterno. Ora in questo caso Amy qui ha il pelo corto, quindi possiamo frizionare in questo modo. Ora si dà la maschera. Ok, bagna tutto, perfetto, grazie Amy. Allora la maschera si dà così su tutto il corpo, si fa scendere in questo modo, ovviamente si dà anche sulle zampine, così, così.
coccolina, così, la testolina, baffetto, sottobaffo. Ok. Ok, una volta data la maschera, lo andiamo leggermente così a strizzare. Andiamo a strizzare i piedini, codina, stampine davanti e poi prendiamo l'asciugamano e l'avvolgiamo. Così. Andiamo. Lasciamo 5 minuti così, in modo tale che la maschera si vada a vada ad agire praticamente. Togliamo il cotone dalle orecchie. Uno, due, lo vado cotone. Allora, togliamo l'asciugamano bagnato. Asciughiamo con quello un pochettino più asciutto e adesso procediamo con l'asciugatura phon. Allora, intanto andiamo a togliere l'eccesso d'acqua, poi andiamo di spa. Allora, abbiamo un pochettino di scioglinodi, così se avesse un nodino lo togliamo subito. Adesso si procede con la tosatura, quindi io in questo caso la vado a tosare 1,5 mm, lascio le zampettine lunghe, come vedete, a sbuffo, e vado a tosare la parte superiore, la parte sotto il collo. Allora, si inizia dal collo. Si segue ovviamente la direzione del pelo. Si fa intanto tutta la schiena e poi si scende sui laterali. Lo andiamo un pochettino a riprendere con le forbici da sfoltimento. Ok, ora una volta tosata si tosano le zampine sotto, quindi si va giù, si prende una zampina e si va a togliere. Facciamo capelli, capelli belli.
domani è pronta, tosata e lavata, vero? Tosata e lavata? Siamo tosate e lavate? Vai, sei pronta? Ok, allora adesso c'è la piccola Daisy. Allora, rileviamo il ciuffino, che sarebbe meglio tagliarlo, però io siccome glielo faccio lente, non glielo taglio. Allora, mettiamo il cotone anche a lei, nelle orecchie. Ovviamente a Emi non avete visto il taglio delle unghie e il levaggio peso delle orecchie, perché gliel'avevo già fatto ieri, perché ieri praticamente mi sono messa avanti, quindi l'ho pettinate tutte e due e gli ho sistemato unghie e peli alle orecchie. Quindi questo passaggio in questo video non lo vedete, quindi mi raccomando, togliete, se avete cani con pelo lungo e orecchie pendule, togliete sempre il pelo in eccesso all'interno delle orecchie per evitare che gli venga l'utite o varie infezioni. Allora, la Daisy è pronta, shampoo già tutti pronti, io direi di partire con la Daisy. Ok, allora iniziamo con l'acqua, non troppo calda né troppo fredda, una via de mezzo, vero Daisy? Ah, che bella l'acqua! Bagniamo bene tutto il pelo. Eccoci qua, ecco la Daisy. Ciao ciao, ciao Daisy. Ciao Daisy, fatto bagno? Ti ha fatto bagnetto? Ma sei sotto la maschera? Allora, adesso andiamo ad asciugare anche la Daisy. Vero Daisy? Ok, andiamo sulla manina. Spruzziamo questo qua, sciogli nodi su tutto il bellissimo pelo. Ok, e adesso andiamo a levare l'eccesso d'acqua. E andiamo a pettinare. Allora, tanto facciamo la riga centrale. Andiamo
pettinare. Vedete che bel pelo, bello setoso, senza nodi. Scivola bene nel pettine. Si fa più fino. Ecco qua la Daisy. E anche la Daisy è finita. Vero Daisy? Ok ragazzi e ragazzi, il video per quanto la toelettatura dei miei due cani è terminata. Sono pieno di peli. Io non so come fanno i toelettatori a giornate a stare in mezzo ai peli. Io non li sopporto. Ogni volta che toso Amy mi ritrovo i peli. Poi oggi è un caldo della Madonna, quindi sono anche tutta sudata e ho tutti i peli appiccicati di loro. Mi danno un fastidio tremendo. Comunque, ovviamente se vi è piaciuto questo video, se vi ha dato qualche spunto per poter lavare al meglio i vostri cagnolini, mettete un like e soprattutto, come vi ho detto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi un commentino giù nella sezione commenti, insomma fate quello che volete. Io ragazze e ragazze ripulisco il tutto perché non potete capire il caos che c'è in questo bagno. Mi faccio una doccia, vi saluto, vi mando tanti bacioni e ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao a tutti!